Buongiorno a tutti gli appassionati di arceria, buongiorno a chi ci segue sul nuovo portale di Arco Senza Barriere e anche per gli appassionati arcieri di Fitarco. Siamo in compagnia di Marco Pedrazzi, tecnico della Nazionale Para Arcieri Italiana. Buongiorno Marco. Ciao, ciao Gabriele. Allora, Marco, insieme ai suoi compagni di avventura, sono reduci dalla trasferta del Mondiale Pararcisi tenutosi all'inizio di novembre in quelle di Bangkok. Partiamo subito. La prima domanda non te la faccio sul Mondiale, la prima domanda te la faccio su quello che sta attualmente accadendo, e mi riferisco al movimento Pararcieri in Italia. Abbiamo letto pochi giorni fa sul nuovo numero di Arcieri il bellissimo articolo a mano di Oscar che ci racconta quello che è il progetto, il grande progetto anche molto ambizioso ma sicuramente supportato dalla federazione che sta prendendo piede in questo momento sotto il grande cappello di Arco Senza Barriere. Cosa ci puoi dire tu che sicuramente sei coinvolto in questo? Sì, io ho seguito dall'inizio il progetto di Oscar, che con una grossa collaborazione con il CIP e con gli strumenti attuativi della FITARCO sta realizzando. Siamo tutti in attesa di prendere parte attiva. Io credo che lavorerò sull'Emilia come già Willy sta facendo per la Sicilia e come altri di noi sono impegnati a livello territoriale. Ecco. Il progetto è ambizioso e tende al rinnovamento di una squadra che già ha gli ottimi risultati, ha dato prova, ma che va avanti con l'età. Questo è uno degli obiettivi anche del progetto. Trovare nuove risposte e soprattutto cercare di motivare all'attività sportiva giovani che hanno avuto a che fare con l'unità spinale. Noi qui in Emilia abbiamo Montecatone e abbiamo il centro protesi di Budrio. Ci aspettiamo che collaborando in questa attività riusciamo a fare quello che Willy Fuksova, che adesso è commissario tecnico, ha realizzato in Sicilia, cioè un connubio reale all'interno di una unità spinale con tecnici che giornalmente operano con ragazzi in carrozzina, ecco, questo è uno degli obiettivi. Sicuramente, come avevo detto, ambizioso, ma che è assolutamente importantissimo e merita tutto Assolutamente. il sostegno e il supporto. Spostiamoci invece su Bangkok, sui mondiali. Allora, il primo quesito è: soddisfatto o no? Parzialmente soddisfatto, molto soddisfatto dalla prestazione dei nuovi che sono stati da quest'anno messi dentro i gruppi, cioè abbiamo tre medaglie al collo di tre, possiamo dire, esordienti, a parte forse Cancelli che ha già preso parte ad una Paralimpiade, gli altri due erano al debutto, al loro debutto, e questo loro debutto, tornando con una medaglia al collo, è molto significativo, ci fa sperare bene. Parzialmente soddisfatto perché tre medaglie sono un buon bottino, ma tutte e tre sul compound. Sapevamo della squadra maschile, con l'abbandono di Oscar è in via di ristrutturazione, anche Certo. lì ci sono nuovi nomi all'ingresso e quindi ci vuole un certo lasso di tempo a livello internazionale per essere veramente pronti a battere gente già affermata. La squadra femminile poteva fare qualcosina di meglio, ecco, qualche cosina in più ci stava. Abbiamo lasciato qualche cosa sul campo. Sì, diciamo che dopo il quarto posto di Londra, forse le Sì, aspettative, diciamo, erano un po' più in quel senso, un po' più nel verso. le aspettative sono sempre un'arma a doppio taglio, purtroppo, Certo. soprattutto quando c'è qualche atleta che è in crescita. Parlo per esempio non tanto di Elisabetta, che è già un'atleta, tra virgolette, navigata, ha già preso parte a due Paralimpiadi ed è già un'atleta consolidata a livello sia emotivo che prestazionale. Per le altre, sì, c'è stato questo esordio londinese, adesso non dobbiamo aspettarci che sia sempre bel tempo, ecco. Cioè, ogni tanto ci sta anche qualche successo, fa parte della crescita. Non ci sono al momento
dei motivi che non ci facciano pensare alle medaglie più importanti, quelle che saranno nei prossimi anni in gioco. Questo era il primo mondiale del quadrennio, lo abbiamo preparato al meglio, ma diciamo che c'è ancora da lavorare nell'ambito femminile. Purtroppo c'è un'altra nota negativa che viene dal fatto che non ci sarà la medaglia squadre a Rio. Questo è un dato di fatto ormai. Le decisioni della World Archery sono state già prese, la gara viene sostituita dal Mixed Team e per noi è un passo indietro, è un passo indietro perché avevamo già puntato sulla nostra squadra e stiamo continuando a puntarci, quindi in un momento in cui dovremo mettere a frutto il valore di questa squadra, vediamo che viene esclusa dalla gara, non è una bella cosa, ecco. Sì, è chiaramente un piccolo deficit, anche una nuova sfida, anche in ottica di visibilità, di appetibilità del tiro con l'arco, il Mixed Team che non si è mai visto probabilmente a quei livelli, quindi probabilmente la decisione della federazione di spingere più in una novità a scapito, ahimè, di chi rischia di rimanere fuori dalla Mixed Team, insomma, un maschile e un femminile. Ma purtroppo c'è un altro aspetto, mi ricollego a quello che dicevamo con la prima tua domanda, l'aspetto promozionale e motivazionale. Vedi, purtroppo passare a un mixed team significa puntare su un atleta piuttosto che su tre. Questo toglierà molte motivazioni a chi già adesso Sicuramente. è alla ricerca di prestazione e già adesso fa sacrifici. Questo secondo me è una decisione che non è presa a livello italiano, è presa a livello internazionale, ma non costituisce un passo avanti, certamente. Ma non solo per l'Italia, per tutto il movimento che si vede un po' penalizzato proprio dal punto di vista motivazionale. Che cos'è che spinge l'atleta a lavorare? Il desiderio di affermazione. Quindi quando questa affermazione è già preclusa perché c'è qualcuno più avanti di te, forse non è il massimo, ecco. Sicuramente. Era l'anno successivo alle Olimpiadi, quindi poteva essere anche un po' difficile sotto certi aspetti dover affrontare il secondo evento arcieristico in linea, in scala gerarchica dopo le Olimpiadi. Quindi molti sono gli arcieri che, per esempio, hanno preferito darsi un po' di pausa, un po' di respiro dopo l'impegno che un quadriennio olimpico comporta. Quest'anno invece non c'era spazio per fermarsi. Non ci sarà spazio, bisognerà continuare perché Rio ormai è sempre più vicina e br è brutto sembra brutto dirlo, in realtà è così perché poi il tempo a disposizione, soprattutto di voi tecnici, per poter lavorare bene con gli atleti non è mai quello che uno potrebbe spererebbe di avere, quindi bisogna costruire piano piano. Quindi io ti chiedo, quali sono i valori che pensi di voler ancora mettere in campo e saranno determinanti per Rio e quanto sei fiducioso per il prossimo impegno olimpico? Continueremo sicuramente a lavorare con i raduni e li arricchiremo anche da delle altre attività, dei micro raduni quasi personali, individuali, perché comunque dobbiamo puntare al completamento della nostra squadra, anche se questa squadra sarà, diciamo, ridotta. A proposito della nostra principale atleta di punta, che è Elisabetta Mino, devo dire che questi primi 2 anni del quadriennio fanno parte anche di un suo importante momento di affermazione universitaria. Non dimentichiamo che proprio l'altro ieri ci siamo scambiati qualche considerazione via mail. Ci sono degli appuntamenti di vita che non si possono rimandare, che vengono forse prima dell'arco, quello della conclusione del suo traguardo. Come è E giusto che sia. degli aspetti futuri. Questo non significa che non ci sia preparazione, ci sarà un'attività rivolta al mantenimento e cercheremo di puntare tutto sugli ultimi 2 anni prima di Rio. Per le altre 2 ragazze si tratta solamente di completare, abbiamo avuto la fortuna che Veronica è stata inserita nel circuito del Fiamme Azzurre e quindi un aiuto non solo economico ma anche motivazionale notevole che spingerà sicuramente Veronica ad un lavoro ancora migliore di quello fatto fino adesso. La terza
terza ragazza c'è già, perché ha già dimostrato prova di valore anche agli ultimi mondiali, Mariangela Perna. Il terzetto, il trio c'è tutto. Avremo come prossimo obiettivo sia gli europei e i prossimi mondiali in Germania 2015, dove le squadre tireranno ancora con tre individui, con tre persone. Poi ci sarà il discorso di Rio che vedrà la formazione del mixed team e quindi anche lì faremo le nostre scelte sulla base dei risultati individuali, questo è ovvio. Bene, io ti ringrazio Marco per il tempo che ci hai voluto dedicare e le congratulazioni comunque per gli ottimi risultati che abbiamo conseguito, anche se non ci sono le medaglie, le congratulazioni sono per l'impegno che ci metti tu e il resto della squadra staff di supporto Le ragazze perché ce l'hanno messo tanto d'impegno sì, e se lo meritano. ma sicuramente dubito che esista un arciere che non vada su linea di tiro che non ci metta l'impegno, a maggior ragione i vostri ragazzi che A sicuramente... maggior ragione i nostri, sì, hai Esatto, ragione. assolutamente. Grazie mille e in bocca al lupo per i prossimi appuntamenti. Buon lavoro, insomma.